È una delle principali kermesse tedesche dedicata al mondo del turismo ed è diventato ormai l'appuntamento di metà stagione a livello europeo più atteso. È il CMT di Stoccarda, una vetrina dove i principali produttori di veicoli ricreazionali e accessori presentano in anteprima assoluta le novità della prossima primavera. Venite con noi alla scoperta dell'edizione 2019. Leica festeggia il nuovo anno aumentando l'offerta della neonata gamma Cosmo, che rappresenta l'attuale gradino d'ingresso al mondo della cagnetta alata. La gamma di profilati si arricchisce di un nuovo modello, si chiama Cosmo 2009 ed è allestito sulla moderna base meccanica del rinnovato Mercedes-Benz Sprinter. Un semi-integrale lungo 699 cm dedicato in primis all'equipaggio di coppia grazie alla presenza in coda di due comodi letti gemelli posizionati su garage, senza però precludere la possibilità di ospitare una terza persona per la notte grazie all'optional del letto basculante anteriore. L'arredo interno riprende in pieno il design della già conosciuta gamma Cosmo e si compone di una semidinetta anteriore L integrata con la cabina di guida, un blocco cucina lineare dotato di frigorifero a colonna affiancato da un armadio a guardaroba a sviluppo verticale, mentre sul lato opposto ecco il locale toilette che conta un box doccia separato al suo interno. Da segnalare infine l'adozione di serie di tutti i principali dispositivi dedicati alla sicurezza durante la guida, della porta d'ingresso maggiorata dotata di finestra e zanzariera scorrevole e del serbatoio di recupero coibentato. Particolarmente competitivo anche il prezzo di partenza, che in Germania parte da 63.990 euro. Dopo una pausa durata qualche mese, Leica ritorna a presidiare la categoria dei veicoli mansardati, questa volta però nella fascia media. Presente infatti in anteprima assoluta qui al CMT di Stoccarda il nuovissimo Cosmo F510, un mansardato di dimensioni generose dedicato alla famiglia che riprende appieno il family feeling della casa toscana. Ecco infatti un'ampia mansarda dove risaltano sul frontale le tipiche doppie finestre. Lungo 725 cm, allestito sulla base meccanica del Fiat Ducato, è in grado di offrire 5 posti omologati per il viaggio e 4 posti letto sempre pronti, distribuiti su due matrimoniali. Oltre al classico posizionato in mansarda e dotato di retta doghe, ecco il secondo posizionato in coda al veicolo sopra un maxi gabone garage. La parte centrale è invece dedicata ai servizi, composti da un blocco cucina dalla forma lineare affiancato dal frigorifero dalle dimensioni classiche di 100 litri, un maxi armadio guardaroba e fronteggiato dal locale toilette con box doccia separato al suo interno. Completa poi l'allestimento una dinette classica. Il nome non è di certo nuovo, parliamo del Creos 8009, il prestigioso motorhome di casa Leica lungo 829 cm e allestito su base meccanica dell'Iveco Daily da 70 quintali, che adotta ora il nuovissimo frontale rinnovato con linee particolarmente sportive e aggressive e dotato di fari allo xenon. Leica completa la sua ricca offerta introducendo nuovamente anche la categoria dei veicoli furgonati, anch'esse sotto il nome di Cosmo. Si chiamano infatti Cosmo 5.4 e Cosmo 6.0, due veicoli furgonati contraddistinti rispettivamente dalla lunghezza di 541 e 599 cm che riprendono nelle grafiche esterne e negli interni il family feeling di casa Leica. Il più piccolo sviluppa il classico layout formato dal matrimoniale trasversale in coda abbinato a una semidinette integrata con la cabina di guida e servizi centrali formati da un blocco cucina lineare dotato di frigorifero a comprensore inserito nella parte frontale del mobile e quindi accessibile sia dall'interno che dall'esterno del veicolo e affiancato da un piccolo armadio guardaroba che lo separa dal letto. Il modello invece di maggiori dimensioni adotta la medesima soluzione per quanto concerne la tipologia di letto e living anteriore, ma la zona centrale si arricchisce di tre armadi guardaroba e della classica colonna armadio frigo di separazione tra blocco cucina e la camera di coda. Debutto qui al CMT di Stoccarda per il nuovissimo mansardato di casa Etrusco, giovane brand del gruppo Imer. Si chiama A7300DB, è lungo 725 cm ed è allestito sulla base meccanica del Fiat Ducato. Dedicato in particolare alla famiglia o agli equipaggi numerosi, è in grado di offrire 6 posti omologati per il viaggio e altrettanti posti letto distribuiti su 3 matrimoniali, uno in coda sopra maxi gabone garage, l'altro in mansarda e un terzo ricavabile dalla trasformazione della dinette classica. Particolare attenzione è stata poi riservata allo stivaggio interno grazie alla presenza di numerosi pensili, al già citato gabone garage in coda e a un maxi armadio guardaroba a sviluppo verticale. L'allestimento si completa poi con la presenza di una cucina lineare affiancata dal frigorifero a colonna e un locale bagno di generose dimensioni dotato di box doccia separato al suo interno. Cresce anche l'offerta di veicoli profilati dotati di letto basculante anteriore di casa Etrusco con l'introduzione del nuovo T7400 QBC,
un veicolo lungo 740 cm che coniuga assieme il letto matrimoniale in coda variabile in altezza e posizionato su garage alla sempre più in voga dinette face to face, formata per l'appunto da due divani contrapposti, tavolo centrale e integrata con la cabina grazie alle poltrone girevoli. Al centro trovano poi posto una cucinella rivolta verso il living dotata di frigorifero a colonna e un bagno organizzato in locali dipendenti, che funge da filtro tra la zona giorno e la zona notte grazie alla doppia possibilità di battuta della porta del bagno. Sunlight amplia la propria offerta di veicoli semi-integrali con l'introduzione di due van ultracompatti, entrambi poi allestiti sulla base meccanica del Citroen Jumper. Il più compatto si chiama V60, è lungo solo 595 cm e offre un comodo matrimoniale in coda trasversale posizionato su gavone garage. L'allestimento è completato da una semi-dinette integrata con la cabina e un piccolo blocco cucina a sviluppo lineare fronteggiato da locale bagno a volume variabile. Mentre è da segnalare in particolare la presenza di ben due armadi guardaroba, uno posizionato in maniera classica sotto il letto di coda e l'altro posizionato a sviluppo verticale al lato del living. Il secondo invece, chiamato V66, è lungo 665 cm e offre i più comodi letti gemelli in coda posizionati su gavone garage. L'allestimento interno prevede la medesima soluzione del fratello minore per quanto concerne la zona giorno, quindi semidinette integrata con la cabina di guida, e del locale bagno, dotato di parete rotabile per formare il box doccia. A fronteggiarlo invece è presente una cucina lineare, affiancata però da un terzo armadio guardaroba di piccole dimensioni, che va ad aggiungersi ai due classici posizionati sotto i letti di coda. Il 2019 di casa Detlefs si apre con il ritorno della conosciuta gamma Globeline che, come da tradizione, è allestita sulla base meccanica del Mercedes-Benz Sprinter, qui nella versione con trazione posteriore. Attualmente si compone di un solo modello, si chiama Globeline T6613 AB ed è un profilato lungo 796 cm che offre i comodi letti gemelli in coda posizionati su garage. L'allestimento interno si compone poi di una semidinette L integrata con la cabina di guida e tavolo centrale con piano traslabile, cucina lineare dotata di frigorifero a colonna da 142 litri, affiancata da un terzo armadio guardaroba che si aggiunge ai due classici posizionati sotto letti di coda e locale bagno dotato di box doccia separato al suo interno. Restando sempre in tema di profilati, Detlefs aumenta l'offerta della bestseller gamma Trend T con l'introduzione del modello 6617B, un veicolo lungo 696 cm che sviluppa anch'esso il layout dei letti gemelli in coda posizionati su garage. È un veicolo altamente versatile che conta standard due posti letto sempre pronti, posizionati per l'appunto in coda dove sono presenti i letti gemelli, ma che possono essere ampliati fino a 4 grazie alla possibilità di richiedere il letto basculante singolo anteriore a movimentazione elettrica e una particolare brandina che, in caso di emergenza, si posiziona al di sopra dei sedili della cabina. Per quanto concerne invece l'universo caravan della Factory Disney, fa il suo esordio proprio qui al CMT di Stoccarda la nuovissima gamma Seago Up, composta al momento da due modelli contraddistinti dalla presenza del letto basculante. La più compatta si chiama Seago Up 465 kr, è lunga 683 cm e al suo interno è in grado di offrire ben 6 posti letto, distribuiti tra due letti a castello anteriori trasversali, il già citato letto basculante che discende nella zona posteriore sopra al living, a sua volta trasformabile in un ulteriore letto matrimoniale. La seconda invece si chiama Seago Up 525 kr, è lunga 757 cm per un peso complessivo di 1600 kg. È in grado di offrire fino a 7 posti letto e due ambienti interni completamente separati. La zona anteriore è in particolare dedicata ai più piccoli, grazie alla presenza di due letti a castello longitudinali abbinati a un gavone esterno a volume variabile, affiancati da una dinette singola trasformabile a sua volta in letto. Centralmente sono invece disposti i servizi, formati da un blocco cucina lineare dotato di frigorifero a colonna, locale bagno indipendente e un secondo armadio a guardaroba a sviluppo verticale, mentre la parte posteriore è occupata da un maxi living a ferro di cavallo, sormontato dal già citato letto basculante matrimoniale. La prestigiosa serie Generation Scandinavia si arricchisce invece della nuovissima 695 BQT, una caravan biasse dalla dimensione generosa in grado di replicare spazio e comfort della realtà domestica, lunga per l'appunto 901 cm e per un peso complessivo di 2500 kg. Originale la soluzione è destinata alla zona anteriore dell'abitacolo, dove trova posto l'ampio blocco cucina ad L dotato di frigorifero a colonna e di un monoblocco con tre fuochi e forno in stile domestico. La zona centrale è invece destinata ad ospitare il maxi living, formato da una dinetta a ferro di cavallo, tavolo centrale e lungo divano posizionato sulla fiancata opposta, mentre la zona di coda ospita la camera padronale, formata da un grande letto centrale nautico disposto però trasversalmente al mezzo, e la grande sala da bagno dotata di box doccia completamente indipendente. Da segnalare infine la presenza di ben tre armadi guardaroba, del riscaldamento alveo offerto di serie e della possibilità di richiedere un tetto panoramico nella parte anteriore.
Il 2019 di Caraldo si apre con due novità destinate alla coppia dinamica in cerca di un veicolo compatto e maneggevole. Sono entrambe allestiti sulla base meccanica del Citroen Jumper. Si caratterizzano per una larghezza esterna ridotta a soli 214 cm e un prezzo di partenza particolarmente competitivo. Il più corto si chiama Van V132 e propone il classico layout formato dal matrimoniale trasversale in coda posizionato su garage, abbinato a una semidinetta integrata con la cabina, servizi centrali e due armadi guardaroba, uno a sviluppo verticale posizionato al lato dell'ingresso e l'altro classicamente posizionato sotto il letto di coda. Il secondo invece si chiama Van V337, è dedicato a coloro che cercano maggiore comfort all'interno grazie alla presenza di due comodi letti gemelli in coda su garage in una lunghezza complessiva contenuta in 665 cm. Medesima è la soluzione destinata al living anteriore, composta da una semidinetta integrata con la cabina di guida, fronteggiata da una cucina lineare e affiancata a sua volta da un piccolo armadio guardaroba a sviluppo verticale che va ad aggiungersi ai due classici posizionati sotto letti di coda, mentre sul lato opposto ecco il locale bagno a volume variabile. Debuttano qui al CMT di Stoccarda i due nuovissimi modelli che completano l'offerta di profilati dotati di letto basculante anteriore della gamma BMCT di casa Imer, allestita sulla base meccanica del nuovo Mercedes-Benz Sprinter con trazione anteriore. Entrambi adottano l'esclusivo telaio SLC di casa Imer, che consente allo stesso tempo il contenimento dell'altezza esterna, la creazione di un doppio pavimento passante e la riduzione del peso complessivo. Il primo si chiama BMCT 550 e propone su 699 cm di lunghezza il letto matrimoniale trasversale in coda posizionato su maxi gavone garage portamoto. L'allestimento interno si caratterizza poi per la presenza di una semidinetta anteriore L coadiuvata da un divanetto laterale, tavolo centrale e integrata con la cabina di guida così da ospitare al meglio fino a 5 persone, una cucina sempre dalla forma L dotata di frigorifero a colonna, un armadio guardaroba a sviluppo verticale e un locale bagno dotato di doccia separata al suo interno. Il secondo invece si chiama BMCT 600, è lungo 719 cm e condivide la medesima zona zona di servizi del fratello minore, adottando però una soluzione completamente differente per la zona posteriore. Qui infatti trovano posto due comodi letti gemelli, anch'essi posizionati sopra un gavone garage. Le novità di casa Imer continuano sotto il segno della stella, questa volta però nella versione con trazione posteriore. Si chiama MLT 620 ed ha un profilato di dimensioni generose lungo per l'appunto 764 cm e dedicato all'equipaggio di coppia in cerca del massimo comfort interno. Caratteristica principale di questo veicolo è il peso in ordine di marcia contenuto in poco più di 3.000 kg, una soluzione che consente di ottenere ben 4 posti omologati per il viaggio anche nella conformazione a patente B 35 quintali di portata massima, nonostante la lunghezza del mezzo. All'interno prevede una camera padronale in coda formata da due comodi letti gemelli posizionati su maxi gavone garage sottostante, una semidinetta anteriore L integrata con la cabina di guida e coadiuvata da un comodo divanetto laterale e una zona servizi centrale con un locale bagno passante che funge da filtro tra la zona giorno e la zona notte grazie alla doppia possibilità di battuta della porta del bagno e dotato di box doccia completamente indipendente e un ampio blocco cucina ad L dotato di frigorifero a colonna. Non mancano poi le possibilità di stivaggio grazie alla presenza di ben tre armadi guardaroba, di cui uno ampio a sviluppo verticale. La meccanica Mercedes-Benz Sprinter è protagonista anche nella prestigiosa gamma di furgonati di casa Imercar, con il già conosciuto Gran Canyon S, ora disponibile anche nella versione con tetto a soffietto. Una soluzione questa che permette di offrire ben 4 posti letto sempre pronti, suddivisi in due matrimoniali. Si caratterizza per una lunghezza contenuta in poco meno di 6 metri, sviluppa il classico layout formato dal matrimoniale trasversale in coda, servizi centrali e semidinetta integrata con la cabina di guida ed è disponibile sia nella versione con trazione posteriore oppure nella versione con 4 ruote motrici. Pensata invece per un pubblico più giovane e sportivo, la nuova versione speciale denominata Blue Evolution è dedicata alla versione Imercar Free 600. Ripropone in toto il layout proposto dalla versione standard, quindi matrimoniale trasversale in coda, in una lunghezza totale di 599 cm, arricchita però da un equipaggiamento di serie particolarmente ricco. Innanzitutto la verniciatura esterna colore blu, i cerchi in lega da 18 pollici, un equipaggiamento completo per quanto concerne la meccanica di base e il tetto soffietto che garantisce 4 posti letto per la notte sempre pronti. Diverso anche l'arredo interno, che adotta qui una tinta più chiara e moderna di ispirazione prettamente automotive. Per quanto concerne invece il segmento caravan, Imer sfrutta il palcoscenico del CMT di Stoccarda per presentare la sua particolare innovativa Eriva Touring 820, una caravan che è in grado di coniugare perfettamente passato, presente e futuro. Una caravan che è perfettamente in grado di unire la tradizione stilistica tipica della gamma Eriva Touring a contenuti tecnico-costruttivi e elementi prettamente moderni.
L'interno è reso particolarmente luminoso grazie alla presenza di un sistema di finestre panoramiche a 180 gradi nella parte di coda e nella parte interiore della Caravan e sviluppa un layout dedicato prettamente alla coppia grazie alla presenza di due comodi letti gemelli nella parte posteriore. Anteriormente invece si sviluppa una confortevole dinette formata da due divani contrapposti e tavolo centrale ancorato a parete, mentre al centro sono posizionati i servizi formati da una moderna cucina dotata di frigorifero colonna e un ampio locale bagno con box doccia completamente indipendente. A livello di impiantistica si segnala invece l'adozione del riscaldamento con vettori alve abbinato anche a un riscaldamento a pavimento, del condizionatore cellula e dell'innovativo sistema di gestione intelligente Eriba Smart Home. La Caravan è infine lunga 848 cm, ha un peso massimo complessivo di 2500 kg e ha un prezzo di listino che sfiora in Germania i 75.000 euro. Debutta in occasione del CMT di Stoccarda la nuova gamma di profilati di casa Bürstner, si chiama Liseo TMT e aumenta l'offerta entry-level della factory tedesca. Una gamma composta da 4 modelli, 2 con lunghezza esterna contenuta entro 7 metri e 2 delle dimensioni più generose e tutti dotabili in opzione del letto basculante anteriore elettrico, che però non va a compromettere l'altezza utile interna. I modelli di maggiore dimensione offrono due disposizioni oggi sempre più in voga, abbinano infatti il letto centrale posteriore nautico su garage variabile in altezza, oppure i letti gemelli alla sempre più in voga dinette face to face, formata per l'appunto da due divani contrapposti, tavolo centrale e poltrone girevoli della cabina. Si chiamano rispettivamente Liseo TMT 736G e Liseo TMT 727. In entrambi la zona servizi è composta da una cucina L rivolta verso il living e dotata di frigorifero a colonna, così da aumentare notevolmente lo spazio vivibile nella zona giorno, e un bagno passante organizzato in locali indipendenti. In caso di equipaggio completo, la zona notte è completamente separabile da quella giorno, così da garantire la necessaria privacy grazie alla presenza di una porta scorrevole. Tra i più piccoli debutta il modello Liseo TMT 690G, un veicolo lungo 698 cm in grado di offrire fino a 3 posti letto grazie alla presenza in coda di 2 comodi letti gemelli posizionati sopra garage e l'eventualità di un terzo letto basculante a movimentazione elettrica nella zona anteriore. La zona giorno presente su questo veicolo è particolarmente spaziosa e ariosa, complice anche la porta d'ingresso a larghezza maggiorata di 70 cm e si compone di una semidinette integrata con la cabina di guida grazie alle poltrone girevoli. Completano poi l'allestimento un blocco cucina lineare dotato di frigorifero colonna fronteggiata da un locale bagno a volume variabile. Aumenta anche l'offerta della apprezzata gamma di profilati dotati di letto basculante Liseo TD con l'introduzione del nuovo modello 680G. Anch'esso adotta le peculiarità base comuni a tutta la gamma, quindi doppio pavimento tecnico termofloor e scocca priva di legno, proponendosi però per un equipaggio di coppia in cerca del massimo comfort di bordo. In una lunghezza esterna contenuta in soli 689 cm, questo modello è in grado di coniugare perfettamente la presenza di un gavone garage posteriore a un abitacolo votato all'abitabilità e al comfort. Ecco infatti la presenza di un maxi living nella zona anteriore formato da due divani contrapposti, tavolo centrale e integrato con la cabina di guida, di un ampio blocco cucina fronteggiato dalla colonna frigo ed una maxi sala da bagno posta trasversalmente in coda dotata di box doccia indipendente e grande armadio guardaroba con ante scorrevoli. New Entry è al vertice della gamma Integral Line di Casera Mobile con l'introduzione dell'inedito 720 QF, un motorhome dalle dimensioni generose, lungo infatti 741 cm, che abbina il comodo matrimoniale centrale nautico in coda posizionato su garage alla sempre più in voga dinette face to face, formata da due divani contrapposti e tavolo centrale. Al centro trovano poi posto una cucina L rovesciata verso il living anteriore, così da aumentare notevolmente la sensazione di spazio nella zona giorno, e un bagno passante con box doccia completamente indipendente, mentre i due ambienti sono completamente separabili grazie alla presenza di una porta scorrevole. Da segnalare poi la presenza di un doppio pavimento tecnico a copertura dell'intero veicolo e l'adozione per il mercato italiano del riscaldamento con vettori alve di serie. Il primissimo prototipo è stato svelato in occasione di meeting estivi e dei saloni di inizio stagione. Parliamo dell'innovativo Van T Plus, il semi-integrale a larghezza ridotta di casa Knaus. In occasione del CMT di Stoccarda, Knaus svela la versione definitiva del già conosciuto Van T Plus 650 MEG, un profilato lungo 699 cm che offre i comodi letti gemelli in coda su garage e viene affiancato dall'inedito Van T Plus 700 LF.
Maggiori sono le dimensioni esterne, esattamente di 747 cm, volte a donare maggiore spazio e vivibilità all'interno che sviluppa il layout del comodo letto longitudinale alla francese. L'abitacolo si caratterizza per la presenza di un maxi living anteriore formato da due ampi divani serviti da un tavolo centrale e integrati con la cabina di guida, trasformabile con poche mosse in due posti fronte marcia, dotati di cinture di sicurezza a tre punti, schienale regolabile e supporto per le gambe. Centralmente spazio alla cucina dalla forma L dotata di frigorifero a colonna, mentre la zona posteriore è occupata dal letto longitudinale alla francese, affiancata da locale bagno con lavabo esterno. A livello di impiantistica si segnala poi l'adozione di un service box accessibile mediante uno sportello esterno dedicato, mentre ad affiancarlo troviamo un particolare vano portabombole dotato di piastra estraibile. Per quanto concerne invece la gamma di Motorhome Sky, oggetto per la stagione 2019 di un restyling al frontale ora reso più moderno e dinamico, viene presentato qui al CMT di Stoccarda la versione più corta, lo Sky 650 Leg, un motorhome lungo 694 cm che propone layout dei comodi letti gemelli in coda posizionati su garage. La zona centrale posteriore dell'abitacolo riprende in pieno quello della precedente stagione, mentre il living anteriore si compone ora da una semiliante L integrata con la cabina di guida e coadiuvata da un piccolo divanetto laterale. Prima assoluta anche per la rinnovata gamma Box Life, la serie di furgonati della casa tedesca Knaus, contraddistinti da sempre da un carattere dinamico e altamente versatile. Qui al CMT di Stoccarda debuttano in anteprima le versioni Box Life 600 MQ e 630 ME. Completamente rinnovati nel design degli arredi interni, il più piccolo, il Box Life 600 MQ, sviluppa in 599 cm la pianta composta da una semidinetta anteriore integrata con la cabina, cucina lineare affiancata dalla classica colonna frigo armadio e fronteggiata dal locale bagno, mentre la zona posteriore è destinata ad ospitare un letto basculante e un maxi gavone garage sottostante. La movimentazione del letto di coda permette infatti di regolare lo spazio di carico a piacimento, con letto riposizionabile a qualsiasi altezza per poter ospitare dai carichi meno ingombranti fino a delle biciclette. Il modello invece posizionato al vertice della nuova gamma Box Life, per l'appunto è 630 ME, utilizza come base di partenza il fieducato in conformazione da 636 cm di lunghezza e tetto alto originale H3 per un'altezza totale fuori tutto esterna pari a 282 cm. L'abitacolo interno condivide le medesime zone giorno e servizi del fratello minore, quindi semidinetta anteriore integrata con la cabina di guida e dotata del comodo tavolo comfort entry senza gamba fissa, cucina lineare affiancata dalla classica colonna frigo armadio e bagno passante con box dotata circolare che occupa una porzione del corridoio. Cambia totalmente invece la parte posteriore. Qui infatti i classici letti gemelli lasciano posto a un maxi matrimoniale basculante. Lo spazio di carico è nettamente superiore ed è possibile riposizionarlo a piacere in base alle necessità di carico. Il nuovo Box Life 630 ME è in apparenza un van dedicato alla coppia, ma è possibile aumentare i posti letto fino a 6. Infatti, oltre al già citato letto basculante posteriore, è possibile aggiungere un secondo matrimoniale basculante posizionato nella zona giorno, rinunciando ai capienti pensili e al classico van posizionato sopra la cabina di guida, e un secondo letto matrimoniale fisso nella parte bassa del gavone di coda. Restando sempre in casa Knaus, il suo brand entry level Weinsmann presenta la nuovissima versione del conosciuto 600 MQH. Il van allestito su base fieducato con lunghezza pari a 599 cm, però contraddistinto da un particolare soffrattetto realizzato in vetro resina. Il nuovo soffrattetto presenta una struttura interna realizzata a sandwich con strato di isolante integrato, così da aumentare la coibentazione del mezzo sia durante l'utilizzo estivo che quello invernale. Nonché è possibile richiedere, oltre agli oblò panoramici, anche il cupolino panoramico, così da poter aumentare notevolmente la luminosità nella zona giorno. Completamente ridisegnati e riprogettati anche gli interni, ora disponibili in due varianti d'arredo, nelle gamme Caratura e Carabus, e con volumetrie sempre particolarmente capienti, però più accessibili. Il layout interno prevede la classica semidinetta anteriore integrata con la cabina di guida e dotata del nuovo tavolo comfort entry senza gamba fissa. Sul lato opposto si trova il nuovo blocco cucina dalla forma lineare, dotabile in opzione del frigorifero a colonna, mentre la parte posteriore è occupata dal classico matrimoniale trasversale. Un secondo letto matrimoniale è stato posizionato poi nella parte anteriore dell'abitacolo, un nuovo letto basculante scorrevole che lascia completamente fruibili sia la zona giorno sia il portellone d'ingresso. È uno storico brand che da sempre presidia la fascia alta del segmento delle caravan. Parliamo di Tabbert, che per il 2019 si concentra sull'apprezzata gamma Vivaldi. Tra le numerose novità debutta qui al CMT di Stoccarda il nuovo modello Vivaldi 560 EMK, una caravan dalle dimensioni generose, lunga per l'appunto 805 cm e con una portata massima complessiva pari a 1800 kg, destinata all'equipaggio di coppia o alla famiglia di 3-4 persone.
L'abitacolo interno, impreziosito dai nuovissimi arredi, dal design moderno e luminoso, si compone di due comodi letti trasversali a castello posizionati in coda, mentre la parte anteriore è destinata a ospitare la camera padronale formata da due letti gemelli bassi. Nella zona centrale è invece collocata la dinette dalla conformazione classica, formata da due divani contrapposti con tavolo centrale ancorato a parete e fronteggiata da blocco cucina dalla forma lineare e dotato di frigorifero colonna, a cui fianco si trova l'ampio armadio guardaroba a sviluppo verticale. Verso la coda è infine posizionato locale bagno sviluppato in un unico ambiente. È un marchio tedesco da sempre specializzato nella produzione di veicoli furgonati destinati alla fascia premium del mercato. Parliamo di La Strada e del suo conosciuto Regent S, che svolge ancora una volta il ruolo di protagonista anche qui al CMT di Stoccarda. Lungo 593 cm offre al suo interno un layout classico, formato da un matrimoniale trasversale in coda, servizi centrali e semi dinette integrato con la cabina di guida. Ma la reale novità è rappresentata dalla base meccanica utilizzata, quella del nuovissimo Mercedes-Benz Sprinter, ora disponibile non solo con la trazione posteriore, ma anche in versione 4x4. Dopo una breve assenza ritornano in casa Hobby semi-integrali a larghezza ridotta, si chiamano Optima On Tour Edition e sono allestiti su base meccanica del Citroen Jumper. Due modelli caratterizzati da una lunghezza esterna di 677 cm e una larghezza contenuta in solo 216 cm che offrono una dotazione di serie particolarmente completa grazie alla collaudata formula Hobby Complete. Si annoverano infatti dotazioni come gli oscuranti e prestativi remis in cabina, la televisione, il tendalino, tutti i dispositivi legati al comfort e alla sicurezza durante la guida e molto altro ancora. Il primo si chiama Optima On Tour Edition V65GE e offre i comodi letti gemelli in coda posizionati su garage, servizi centrali formati da una cucina lineare affiancata alla frigorifera colonna e fronteggiata da locale bagno sviluppato in un unico ambiente e una classica semidinetta integrata con la cabina di guida, mentre il suo fratello si chiama Optima On Tour Edition V65GF e offre il comodo letto matrimoniale trasversale in coda su garage, semidinetta anteriore integrata con la cabina ma coadiuvata in questo caso da un divanetto laterale e servizi centrali formati sempre da un blocco cucina lineare con frigorifero a colonna, mentre sul lato opposto trovano posto il locale bagno affiancato da un armadio guardaroba sviluppato in altezza. Fendt presente in occasione del CMT di Stoccarda una nuova caravan in versione speciale, si chiama Bianco Rosso 515 SG ed è una caravan lunga 753 cm e contraddistinta da un peso massimo di 1900 kg dedicata alla coppia. Gli interni propongono in pieno il naming della serie speciale, per l'appunto con inserti e tappezzerie di colore rosso, e propongono un layout formato da due comodi letti gemelli bassi nella parte anteriore, servizi centrali e ampia dinetta a ferro di cavallo posizionata in coda. Tra le dotazioni di serie si annoverano la presenza del frigorifero a colonna, del tendalino da 4,5 m, dell'ATC Trailer Control dell'Alco e di un particolare portabici Alco Carry Bike posizionato nella parte di coda. È uno dei veicoli mai startati più corti oggi disponibili sul mercato. Si chiama Sunliving A60SP e sviluppa in soli 599 cm il layout del matrimoniale in coda su garage. Grazie alla presenza della mansarda sono infatti portati a 4 i posti letto sempre pronti per la notte, mentre l'abitacolo si compone di una semidinetta integrata con la cabina di guida e coadiuvata da una piccola poltroncina estraibile posizionata a lato dell'ingresso. Centralmente invece sono posizionati i servizi, formati da un blocco cucina lineare fronteggiato dal nuovo locale bagno tipico di casa Adria a volume variabile. Il 2019 rappresenta per Cartago un anno particolarmente importante, la casa tedesca spegne infatti le sue prime 40 candeline. Per festeggiare questo traguardo decide di dedicare un'edizione speciale a uno dei suoi modelli di punta, parliamo dello chic E-Line I50 LEDA.
un motoroma allestito sulla base del Fiat Ducato con telaio Alco Biasse e una lunghezza esterna pari a 789 cm che sviluppa al suo interno il comodo layout dei letti gemelli in coda su garage. Se all'interno riprende in pieno lo stile elegante e raffinato tipico di Casa Cartago, esternamente è riconoscibile subito dalle grafiche personalizzate dell'edizione 4th Edition, oltre ad annoverare una dotazione di serie particolarmente ricca e completa, che comprende non solo i classici dispositivi legati al comfort e alla sicurezza durante la guida, ma anche cerchi in lega da 16, verniciatore esterno argento metallizzato, autoradio doppio DIN con navigatore a retrocamera, tendalino da 5,5 metri, antenna satellitare automatica, televisore e molto altro ancora. L'allestimento interno si completa poi con la presenza di una semi-dinette L integrata con la cabina di guida e coadiuvata da un divanetto laterale, un blocco cucina della forma L completo di macchinetta per il caffè e tech tower formata da frigo, colonne e forno e un bagno organizzato in locali completamente indipendenti. In occasione del CMT di Stoccarda, Cartago svela anche una delle sue novità più attese in tema di motoron compatti. Si chiama C-Compact Line I141LE. Allestito sulla base meccanica del Fiat Ducato, abbinato al prestigioso telaio Alco e quindi a un doppio pavimento passante, si caratterizza per una lunghezza esterna di 665 cm, una larghezza contenuta in soli 212 cm e un peso in ordine di marcia di poco superiore ai 29 quintali. Se in apparenza il layout proposto, cioè quello dei letti gemelli posizionati sopra un maxi gabone garage abbinati a una semi-dinette integrata con la cabina di guida, può sembrare uno dei più classici oggi presenti sul mercato, questo modello presenta un'interessante particolarità. Nella parte centrale dell'abitacolo è infatti presente un locale bagno previsto di un'ampia porta battente che può tranquillamente separare la zona giorno da quella notte, così da garantire la necessaria privacy in caso di equipaggio al completo. Per festeggiare il 40° compleanno, Cartago dedica una versione speciale anche ai suoi conosciuti e apprezzati Malibu Van. Si chiama Edition 40 ed è dedicata in questo caso al modello Charming 640LE. Non cambia la base meccanica di partenza utilizzata, quella del Fiat Ducato, con lunghezza pari a 636 cm, come non cambia il layout interno, che offre i comodi letti gemelli in coda, semidinette anteriore e servizi centrali, formati da un blocco cucina lineare affiancato dalla classica colonna frigo armadio e fronteggiato dal locale bagno, con box doccia separabile grazie al WC scorrevole. Ciò che cambia innanzitutto a livello estetico sono le grafiche personalizzate dell'edizione 40. La dotazione offerta di serie invece annovera tutti i dispositivi legati al comfort e alla sicurezza durante la guida, tra cui si annoverano anche il climatizzatore automatico e il serbatoio del gasolio maggiorato a 120 litri. Non mancano poi la Truma Combi 6, il comando digitale CP Plus, la verniciatura esterna metallizzata e la zanzariera sul portellone. È il modello collocato al vertice della gamma Titan di Casa Franchia, si chiama I890GD, un motoron Biasse lungo 890 cm che, in occasione del CMT di Stoccarda, debutta nella nuova versione con Living Bar. Il living anteriore, sempre integrato con la cabina di guida, si compone ora da un terzo sedile di stile automobilistico fronte marcia, coadiuvato da un confortevole divano laterale e serviti da un tavolo in puro stile bar a penisola. Restano invece completamente invariate la parte centrale e posteriore dell'abitacolo, dove sono presenti un ampio blocco cucina a sviluppo lineare, bagno passante organizzato in due locali indipendenti che funge da filtro tra la zona giorno e la zona notte e camera padronale in coda formata dai comodi letti gemelli su garage. Ai già citati letti gemelli in coda si può aggiungere un matrimoniale basculante che discende sopra la cabina di guida, sostituibile in opzione con un giro pensili, mentre per quanto concerne lo stivaggio interno sono presenti ben tre armadi guardaroba. Oltre a quello a sviluppo verticale posizionato nella zona giorno, sono presenti due comodi armadi scorrevoli sotto i letti di coda. I riflettori di casa Nisman Bischoff sono puntati ancora una volta sulla gamma Flair, in particolare sul modello 880EK, un motorhome lungo 883 cm in grado di coniugare assieme la camera padronale posteriore formata da letti gemelli posizionati sul maxi garage sottostante e il nuovo living anteriore face to face formato da due divani contrapposti e tavolo centrale. I servizi si compongono del comodo bagno wellness, un vero e proprio ambiente indipendente che conta sul lato destro il box doccia dotato di porta in cristallo e il mobile lavabo, mentre su quello sinistro un armadio guardaroba e locale WC, mentre alle spalle del living è collocato il maxi blocco cucina lineare, destinato a coloro che sono amanti dell'arte culinaria, fronteggiato dalla Tech Tower 10. A livello tecnico si segnalano l'adozione dell'impianto di riscaldamento con vettori ALDE e la presenza di un ampio doppio pavimento sull'intero abitacolo che ospita buona parte dell'impiantistica di bordo, oltre a donare maggiore spazio per lo stivaggio. Mentre a livello di meccanica viene utilizzato il robusto Iveco Daily con portata di 70 quintali e una particolare attenzione è rivolta verso i dispositivi di sicurezza, infatti è uno dei pochi liner che prevede di serie l'ESP, il pedale del freno collassabile e il doppio airbag. Cresce la gamma Palace Liner della prestigiosa Casa Morelo,
con l'introduzione del nuovo modello 93 LSB, un veicolo di dimensioni generose, lungo per l'appunto 949 cm, allestito sulla possente meccanica dell'Iveco Eurocargo 125, caratterizzato da una portata massima di ben 10 tonnellate che garantisce così a sua volta un ampio margine di carico utile. L'abitacolo interno è composto da tre ambienti completamente separabili l'uno dall'altro. La zona anteriore in particolare è occupata dal maxi living, formato da una simidine a telle, un terzo sedile stile automobilistico e serviti da un tavolo a penisola in conformazione bar. Alle sue spalle si sviluppa invece l'ampio e completo blocco cucina, formato da un piano realizzato in materiale minerale dove trovano posto un doppio lavello servito da un particolare miscelatore di design e il piano cottura. Proseguendo verso la coda del veicolo si entra nella grande sala da bagno in conformazione roundabout, formata sul lato destro da un ampio lavabo in stile domestico, mentre sul lato sinistro trovano posto il WC e l'ampio box doccia. In coda invece spazio l'elegante e sontuosa camera padronale, dove trova posto due comodi letti gemelli posizionati sopra un maxi gabone garage. Un ulteriore piccolo passo verso il futuro, in particolare sul tema della propulsione elettrica, è rappresentato da Iridium EV, uno dei primi veicoli ricreazionali dotati per l'appunto di un propulsore totalmente elettrico. È un mezzo che è nato dalla collaborazione tra l'azienda EFAS, appunto specializzata nella produzione di propulsori elettrici e batterie, e la tedesca Wohnmobil, un'azienda invece specializzata nella commercializzazione di veicoli ricreazionali. Questo motore garantisce un'autonomia di 200 km ed è caratterizzato dalla presenza del caricatore Fast, un dispositivo che consente di caricare velocemente le batterie non solo allacciati alla rete elettrica di casa, ma anche presso le colonnine di ricarica rapida. Il CMT di Stoccarda però non è un appuntamento riservato solo agli appassionati dei veicoli ricreazionali, ma è un importante evento dedicato a tutti coloro che amano viaggiare. Sono infatti i padiglioni dedicati al mondo del turismo a 360 gradi, dove sono presenti gli stand dei principali enti turistici mondiali, strutture e agenzie di viaggio per poter organizzare, trovare spunti e idee per la propria vacanza ideale.